Andrea Crugnola e Pietro Metto su Citroen C3R5 hanno vinto il 43esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio. In una giornata calda, tipicamente estiva, si approccia con il primo passaggio del Ciocco e subito Crugnola dimostra velocità battendo Basso, Michelini, Albertini e gli altri aspiranti al successo. La sessione mattutina, due volte Tereglio e Careggine più Bagni di Lucca, avalla le prime sensazioni. Il Varesino è davanti a tutti ma con margine risicato su Basso. Michelini invece paga il conto Tereglio, prima va lungo e poi al secondo passaggio fora 6 km dal fine prova. Una vera disdetta. Tra l'R2 molto bene Paolo Andreucci che portava al debutto la nuova Peugeot 208 Rally 4. La sessione pomeridiana, Crugnola gestisce in camera alla fine il suo primo ciocco, a fargli compagnia al calar del sole dietro le Apuane, il solido Basso e l'arrembante Albertini. Nel trofeo Rally Zona eccellente prova di Luca Panzani che vince con pieno merito, approfittando anche delle difficoltà di Perico. Va agli archivi un ciocco strano ma bellissimo, corso in un caldo infernale e che ha riproposto i protagonisti di un CIR 2020 tutto da vivere, fino in fondo, a cominciare dal Targa Florio.